magari stasera, non sembra. In ogni caso, nasce in una maniera curiosa, molto curiosa. Io allora parlo della fine degli anni Ottanta, scrivo tutt'altro genere di cose, appunto, libri di storia, saggi, cose. E però per divertirmi facevo anche, scrivevo per dei tentavo di scrivere racconti, perché poi diventavano molto lunghi, fino a diventare dei romanzi che scrivevo per gli amici. In uno di questi romanzi, che all'inizio voleva essere un romanzo horror, io mise una figura di inquisitore che però era una specie di fantasma, diciamo, non era concreto. Il nome lo trovai subito, era in un libro chiamato Storia dell'intolleranza in Europa, trovai questo nome, Emmerich.